Mister Del Neri, questa sera qui a San Canzian, qui a Pieri, si è parlato di un tema che deve essere ricordato da tutti, dai più grandi anche ai più giovani, dai tanti giovani che abbiamo anche noi in Rosa Udinese, la giornata della memoria e soprattutto una mostra che ricorda i tanti atleti purtroppo scomparsi nel corso della Shoah. Beh certo, ci fa vedere com'era un tempo il mondo, dove anche degli atleti importanti che portavano energia hanno sofferto proprio questo evento che è più catastrofico della storia umana, perché andare contro un popolo e eliminarlo perché proprio tanto per gusto di eliminare mi sembra sia una cosa che non ha eguali, e io penso che sia, queste manifestazioni siano dovute, perché noi che siamo nati dopo, invece anch'io, non abbiamo vissuto quel periodo, siamo andati dei fortunati, i nostri genitori l'hanno vissuto, uno dei miei, e queste manifestazioni sono utili per non scordare mai quello che hanno fatto e soprattutto per dare dimostrazioni che c'è stato questo evento catastrofico che le generazioni future non possono permettere che avvenga di nuovo. Questo mi sembra una cosa importante, ricordare per non dimenticare mai e per avere soprattutto la visione che il futuro del mondo, dell'umanità, non deve essere improntato su quel periodo. Lei è appunto abituato a lavorare con i tanti giovani dell'Udinese. Durante la giornata della memoria alcuni articoli di giornale sottolineavano come i giovani di oggi non conoscano bene cos'è stato l'Olocausto. Questo forse è un problema importante, perché bisogna conoscere anche la storia. Sì, ma queste manifestazioni portano proprio alla conoscenza della storia. I giovani hanno anche voglia di scoprire la storia, com'erano i loro nonni, i loro bisnonni, cosa hanno passato. Noi bisogna farglielo ricordare questo. Fargli ricordare le cose belle che c'erano una volta e le cose brutte che c'erano, perché non dimentichiamo che nel secolo passato, almeno nei primi anni 50, ci sono state solamente guerre, dal 15 al 45, gente che andava, era di Puglia, mi sembra sia una dimostrazione importante di cosa è avvenuto nei primi anni del Novecento, poi continuata ancora con peggio, nel senso che sono manifestazioni questa Shoah, questo andare contro un popolo, contro una... Senza avere niente, solo per il gusto di fare. E quindi io penso che loro hanno bisogno di capire quello che questa gente ha passato, queste persone che erano qua stasera, ma di capire per non ripeterlo. Giustamente dicevano i figli spinati, che adesso tornano quasi di moda come concetto. Non devono esserci, perché ci deve essere l'accoglienza, secondo un punto di vista giusta, messa in modo giusto, che possa dare serenità anche alla gente che poi non ha casa sua, che scappa da guerre, che scappa da problemi importanti. Noi dobbiamo avere la forza di insegnare questa manifestazione, specialmente a chi la rappresenta, arrivano ancora a rappresentare il passato, alla forza di far conoscere quello che hanno sofferto, soprattutto quello che hanno le famiglie, i bambini, quello che è successo a milioni di bambini che sono stati trucidati per il gusto di sapere se di faceva piacere a una persona, cioè sono cose come è assurde nel mondo attuale, e penso che queste manifestazioni qua abbiano il dovere, ma perenne penso, di continuità anche nel tempo, quando non ci saremo più, saranno altre generazioni, per non scordare mai quello che hanno fatto queste persone, che sono probabilmente il lato più bestia penso del genere umano. Magari può servire anche ai giovani di oggi che hanno tutto per ricordare che ad esempio c'è l'episodio di Arpad Weiss, l'allenatore più giovane di tutti a vincere un campionato in Serie A, che scompare proprio ad Auschwitz, ricordare che comunque bisogna sempre guardarsi attorno e ricordare quello che è il proprio passato. Ah sicuro, questo è un compito e deve essere stato nostro, delle generazioni anche future, perché non dimenticano neanche gli altri, perché non è che adesso finisca la commemorazione adesso, deve essere dei ricordi importanti, soprattutto delle comunicazioni importanti, soprattutto delle conoscenze importanti, perché i giovani abbiano questa sensazione che quel periodo lì niente era concesso, niente potevi fare, eri sottoposto a comandi, eri un numero, non eri una persona, avevi un nome, non avevi una faccia, non avevi niente. Quindi penso che questo sia la cosa peggiore, trattare le persone come un numero qualsiasi e posso fare di loro quello che voglio. E quindi ricordare queste razze di oggi penso sia una cosa fondamentale per il bene dell'umanità in genere, perché qui si parla di una commemorazione, ma dell'umanità, non di Ronchi, di San Canzian, di Aquileia. E quindi io penso che queste qui debbano aprire gli occhi ai giovani e far sì che loro non ripetano quello che hanno fatto questi, non so come neanche definirli,
e che non sono sicuramente un viatico per il futuro. Il futuro deve essere fatto di serenità, di pace, di accoglienza, e spero che tutto si risolva in un modo giusto, che la gente abbia pensiero, abbia volontà di portare avanti un discorso anche di accoglienza e di rapporto fra i popoli, che è quello che poi avviene nelle famiglie. Creare una famiglia importante, avere cura di tutti e portare a tutti grande serenità e pace per il futuro. In compagnia di Silvia Caruso, sindaco che ha voluto fortemente questa iniziativa, anche in compagnia di mister Gigi Del Neri, un appuntamento importante per ricordare il passato e per ricordare anche gli atleti che purtroppo nel passato hanno perso la vita. Beh sì, certamente, questa è una serata organizzata in collaborazione con l'ANPI, anzi è proprio l'ANPI di San Canzian di Sonzo che ogni anno organizza un evento, e quest'anno abbiamo voluto puntare l'attenzione sul mondo dello sport, sugli atleti, anche per fare questa simbiosi, per creare questa simbiosi tra gli atleti, lo sport e purtroppo gli eventi tragici e drammatici della Seconda Guerra Mondiale. Ci è piaciuto questo abbinamento per far capire ai ragazzi che non sempre lo sport è indenne da vivere vicende tragiche e drammatiche, e anche per far capire che attraverso lo sport c'è un modo positivo di affrontare la vita, e quindi la speranza che appunto nel futuro i nostri ragazzi conoscano solo le realtà positive dello sport e non purtroppo la tragedia della guerra e addirittura della persecuzione. Magari viene in questo senso anche la scelta di mister Del Neri, che ha a che fare con tanti ragazzi nello spogliatoio dell'Udinese, che quindi magari può tramandare questo anche ai nostri giovani bianconeri. Beh, assolutamente, lui è uno che anche un po' li fa crescere questi ragazzi. Grazie. Mi par di capire che qualche volta deve metterli sulla retta via, e quindi ben venga un testimonial così importante che ha contatto con giovani che vivono magari anche il lato bello, il lato positivo della vita, più anche dei giovani delle nostre comunità. E quindi siamo veramente felici che lui abbia accettato e che possa portare questo messaggio nei suoi mondi, che sono discretamente lontani dai nostri. In compagnia di Sergio Cosolo, presidente dell'ANPI locale, un evento in compagnia anche del mister Gigi Del Neri, nel segno del ricordo, della memoria di questi atleti che sono scomparsi nel corso purtroppo di questi brutti eventi che abbiamo ricordato questa sera. Difatti sono 16 anni che il 27 di gennaio ricorre la giornata della memoria, con la scoperta, la liberazione del campo di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, e hanno trovato quel carneficina che i nazisti hanno fatto. È stato piacevole avere qui l'allenatore dell'Udinese Gigi Del Neri, anche perché è mezzo nostro paesano, la Daria è di Pieris, una Cosolo, come sono anch'io Cosolo, e pertanto è stato felice che sia qui. Qualcuno mi ha sfidato, quanti, guarda che non viene, perché i tifosi udinesi, qualcuno è anche un po', no? L'uomo ha senz'altro i cosiddetti solidi e robusti, e certi valori li ha incarnati perché è cresciuto in queste terre. Difatti abbiamo avuto la fortuna di averlo qua. Valori friulani, però nella mostra ci sono atleti che vengono un po' da tutte le parti del mondo, a ricordo di un'epoca che ha vissuto di tanti momenti brutti, ma che segna comunque anche quelle che sono le vite di questi atleti che sono scomparsi. Sì, certamente questi atleti erano fin pochi anni fa sconosciuti, erano ebrei, erano che hanno ostacolato anche il nazifascismo, comunque ero a livello europeo, mondiale, persone che non si sono piegate, e la loro regime, invece di prendere lustro e spunto queste persone, hanno preferito immolarle nei campi di sterminio. Comunque le scalie spiegano tutta la loro esistenza, la loro storia. Abbiamo avuto il piacere di avere anche noi un testimone ancora vivente, e questo ci ha un po' qualificato ancora di più la serata. Mi sento il dovere di ringraziare anche voi che siete qui, operatori, no? Che il vostro mestiere lo fate molto bene, perché non tutti i giorni capita di filmare o fare il report in un'amministrazione, diremo, antifascista e istituzionale, immagino, vero? Più sportiva. Ecco. No, diciamo che siamo più legati al mondo dello sport, però a questo punto diamo anche magari qualche informazione fino a quando sarà disponibile questa mostra qui da vedere per i nostri telespettatori. Questa rimarrà per fin metà febbraio, a disposizione anche degli alunni delle scuole, e tanti quanti che vorrebbero vedere, visitarle e dare anche un contributo con la loro firma. Io conosco molto bene Udine, conosco il mondo dell'Immacolata, dove vengono i recuperi, insegnati i mestieri a questa gente, diremo, sfortunata, come ho detto anche prima,
e penso che i media possano svolgere un ruolo importante nei confronti dell'opinione pubblica, in maniera che queste cose non succedano più.